deserta. Nell'ambito di un'attività di indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, operando su delega di questa AG, la Guardia di Finanza di Caserta, attraverso un'articolata e complessa attività di polizia giudiziaria, ha raccolto consistenti elementi che dimostrano l'esistenza di un vasto fenomeno di rilievo penale consistente nel noleggio e circolazione di autovetture immatricolate all'estero ma, di fatto, nella stabile disponibilità di cittadini italiani. Il sistema viene attuato da alcuni imprenditori casertani che operano a livello transnazionale mediante la costituzione di fittizie società di diritto estero, di fatto operanti in Italia. In tal modo, gli stessi si assicurano notevoli risparmi d'imposta, eludendo la normativa fiscale nazionale. Inoltre, in tal modo, compromettono le normali regole di concorrenza, distorcendo il regolare funzionamento del mercato economico del settore, con danno ai numerosi competitors legali operanti in Italia. Detto stratagemma ha ulteriori risvolti, in quanto consente indebiti vantaggi economici anche per i cittadini italiani che utilizzano stabilmente le autovetture con targa straniera, con il meccanismo del CD, noleggio a lungo termine.